Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. La sede Unicurs di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studio. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Domus, l'approfondimento giornalistico del venerdì in onda come sempre alle ore 21:30 sui nostri canali sia su Facebook che su YouTube. Stasera avremo un ospite che vi vado immediatamente a presentare con cui tratteremo vari argomenti. Salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Padre Totino Licata. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a voi e grazie a voi. Padre Totino, come detto in premessa tratteremo tanti argomenti questa sera. Partiamo necessariamente da Licata, dalla nostra città, e da tutta una situazione che purtroppo vediamo quotidianamente con i nostri occhi, documentiamo nel nostro telegiornale. C'è tantissima difficoltà in questo momento in città, ci sono tantissimi episodi di criminalità, abbiamo documentato proprio nel nostro telegiornale di ieri un ulteriore incendio ai danni di un'attività commerciale, si sta un po' perdendo la società civile, c'è un po' di scollamento. Ecco, le chiediamo, lei è un uomo di chiesa, quanto avvertite questo problema? Questo problema si avverte tutte le volte che si parla con la gente, perché se uno rimane fermo nella sua sagrestia non lo capisce e non lo sa. Può leggere il giornale, ma leggere il giornale significa farsi un'opinione personale, sì e no. Mentre è necessario ascoltare per vedere quali reazioni pongono questi avvenimenti nella gente. Per cui è necessario realmente uno sguardo più profondo da quale punto di vista si vuole prendere, proprio per avere un'idea perché si è ripresa questa attività. Lei è un uomo di grande esperienza, un uomo di chiesa.
Ha vissuto anche lei una stagione importantissima di lotta al racket, di lotta alla criminalità. E dei giorni scorsi l'arresto di Matteo Messina Denaro, è stata decapitata sostanzialmente una parte di criminalità organizzata. Ci può essere un nuovo ritorno a quella stagione importante di lotta anche sul nostro territorio? Nel nostro territorio è necessario che si riprenda una certa forma di lotta. Dobbiamo tenere presente due aspetti. Da una parte, forse un po' di equilibrio economico piano piano ci aveva fatto rilassare, come se non ci fossero queste cose. E ci si passava sopra perché un po' di benessere così economico occultava in un certo senso queste cose. Il fenomeno della pandemia e una ripresa diversa della politica allora ha fatto riaprire gli occhi a chi li aveva così messi da parte, perché non interessavano più alcuni fenomeni di delinquenza. Oggi invece vengono fuori. Questi fenomeni di delinquenza, io lo dico sempre questo, dalle nostre parti è legato anche nella maniera più bassa possibile a quello che è l'usura. E da noi è usura totalmente popolare. Abbiamo le grandi usure di banche e di altro, ma quella è una forma ristretta, perché bisogna avere capitali in tasca e nascosti, mentre l'usura popolare è veramente preoccupante. Nella sua chiesa, nella chiesa che lei rappresenta, ci sono però degli esempi buoni, c'è una speranza, ecco, noi diciamo così, ci sono tanti preti giovani, c'è una stagione di rinnovamento anche all'interno della curia arcivescovile di Agrigento, non solo, anche in giro per la Sicilia vediamo che c'è una sorta di ritorno alla vocazione, preti giovani anche a Licata che stanno operando, ovviamente sulla scia vostra, di quelli che avete più esperienza. Questo è sicuramente un dato importante e che ci può far ben sperare anche per il futuro, per riportare, ecco, la Chiesa al centro del villaggio, come si diceva un tempo. La Chiesa, veramente con Papa Francesco, ha delineato una sua strada. C'è chi l'approva, c'è chi non l'approva, c'è chi lo contesta, però una cosa grande è chiara: quella di aver intrapreso una strada, questo è sicuro. E in questo allora il rinnovamento, che per molti anni è stato sottovalutato, perché per rinnovamento emergeva sempre l'aspetto esterno delle cose, ora invece è necessario riprendere questo concetto. Vero è che ci sono anche questi ragazzi giovani che si avvicinano al sacerdozio, ma gli avvenimenti che noi abbiamo avuti sicuramente non portano a leggere in maniera grande questo fenomeno. Lei ha toccato, poco fa ha usato un termine, politica. Veniamo da una stagione che è stata particolarmente complicata per la nostra città, gli ultimi 5 anni che volgono ormai al termine sono stati particolarmente difficili per la città, lo vediamo anche dalle varie emergenze sul nostro territorio, primo fra tutti ovviamente quella connessa ai rifiuti. A giugno si vota, quando si vota è sempre un momento importante per una città perché c'è fermento, si rimette in moto una macchina anche legata proprio alla parola politica. Cosa si augura Padre Totino per i prossimi 5 anni? Ma intanto vorrei precisare una cosa: la nostra città ha subito non 5 anni di poco valore politico, ma sono molte di più. Questo è veramente pericoloso. In questo, nel frattempo,
la storia che non si ferma mai, perché è come un fiume, e anche se sembra che possa camminare lentamente, se c'è uno scroscio di acqua profondo, quello si ingrandisce e va avanti, malgrado noi la storia va avanti. Per cui abbiamo assistito a fenomeni quali l'allontanamento dei nostri giovani fuori, che bene o male trovano, magari a malapena, ma trovano e vanno avanti, si fermano, riescono anche. Questo purtroppo è un fenomeno di non ritorno attualmente, per cui io vedo che se a giugno dobbiamo andare a votare, non c'è per ora uno stimolo a rivedere, a ripensare, a programmare, non c'è per ora questo. E mentre prima, proprio prima, si incominciava a fare alleanze, a fare questo, a redigere, a pensare, a cercare voti, eccetera, per ora sembra come un letto di un lago, fermo. Calma piatta. Ci auguriamo però ovviamente che da qui alle prossime settimane, perché giugno comunque si avvicina, effettivamente questa situazione di calma piatta la vediamo anche noi, salvo qualche sparuto caso, però finora non sono stati presentati programmi, non è stato abbozzato un'idea di futuro della città, questo effettivamente manca, e questo ovviamente anche sfruttando i nostri schermi lo giriamo a chi si vuole riproporre oppure proporre per la prima volta per la carica di sindaco. Padre Totino, torniamo a parlare di chiesa e di pochi giorni fa il decesso di Papa Ratzinger, un altro momento salutato in maniera grandissima da tutto il mondo ecclesiastico cattolico. È venuta meno questa sorta di anomalia fra due papi vivi. Anche Papa Francesco nell'ultimo periodo ha manifestato diversi acciacchi, si è sparsa anche la voce di possibili dimissioni. Noi crediamo che oggi Papa Francesco sia la vera ancora di questa Chiesa, perché attorno a quella figura si riconosce gran parte del mondo cristiano. Lei come la pensa? Io penso che la storia di un Papa deve essere valutata per quella che è. E quando abbiamo avuto la presenza di Papa Ratzinger, abbiamo avuto la presenza di un uomo di grande, grande studio, grande teologo, che era apprezzato proprio per questo. E l'apprezzamento più grande è stato nel momento in cui, vedendo la gravità di certi problemi, ha detto: io sono grande di età, non ce la faccio, allora mi dimetto perché un altro possa continuare. Chi viene dopo? Allora, ecco, in questo entrano due sfaccettature, una laica e una di ordine di fede. Quella laica è: speriamo in un rinnovamento. Quella di fede dice: speriamo che lo Spirito Santo illumini veramente chi deve guidare la Chiesa. Che il Papa abbia parlato, Papa Francesco abbia parlato di dimissioni così, fa capire che c'è una continuità anche all'interno della Chiesa, per cui non si può arrivare con tutta la sua grandezza che aveva Papa Wojtyła, e quando gli hanno chiesto di dimettersi ha detto perché non ce la faceva proprio, e lui rispose: dalla croce non si scende, frase grande, però non è solo lui che non deve scendere dalla croce, ma c'è un'intera Chiesa che ha bisogno di essere guidata. Esatto, e di una guida che sia attiva e piena. Ci fermiamo per il break pubblicitario e ritorniamo a parlare con Padre Totino subito dopo l'intervallo. A tra poco. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi.
Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. La sede Unicursi di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studio. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. Scegliete Linares, vi aspettiamo. Informatico, alberghiero, economico, una grande varietà di indirizzi per la tua crescita formativa. Pensa, sogna, credi. Iscriviti all'Istituto di Istruzione Superiore Re Capriata. Open Day fino al prossimo 28 gennaio. Seconda parte di Domus, continuiamo a parlare con padre Totino Licata. Padre Totino, tocchiamo e trattiamo un altro argomento particolarmente sentito dalla comunità religiosa licatese, processioni religiose. L'anno scorso soltanto parzialmente si è riusciti a far uscire Sant'Angelo, perché questa è stata la festa patronale. Quest'anno qual è l'andazzo? Si farà la Settimana Santa? Ci saranno i riti tradizionali? Oppure dobbiamo ancora una volta patire i danni causati dal Covid? Suppongo che almeno da quello che abbiamo sentito, ascoltato, che si possa riprendere tranquillamente quella che era la nostra tradizione. E su questo dell'anno scorso, quest'anno, eccetera, dobbiamo anche riflettere su momenti che sono veramente un po' cruciali. Per esempio, quello che riguarda l'aspetto dell'ordine pubblico, eccetera, mi è stato dato incarico per come se la processione fosse una cosa personale di una confraternita o di una chiesa. Non è così, perché le processioni nella loro lunga storia, non dico adesso di dare un giudizio positivo su tutto, assolutamente, ma erano occasioni per reintegrare una comunità. In alcuni posti, per esempio verso il nord Italia, così accanto alla festa c'era sempre un grande mercato, e quindi aveva anche un aspetto sociologico, sociale. Per esempio, era importante questo sapere, che non esistendo o non avendo giorni per potersi riposare, ecco, il momento della festa era anche un aspetto sociale, che su questo dobbiamo riflettere molto. E dobbiamo anche pensare che se piano piano oggi ci danno una direzione, domani un'altra, e allora vanno a svilire la base della processione, e deve essere mantenuta. Sicuramente sì, anche perché noi abbiamo sempre di lei un ricordo vivido della sua salita sulla scala e del laccio
del nastrino al momento della crocifissione di Cristo, sia all'altezza del Calvario. Padre Tutino, le faccio un'ultima domanda che riguarda la nostra curia, quella di Agrigento. Lei ha vissuto l'avvicendamento fra Don Franco Montenegro, figura straordinarissima, ecco, anche se non si può usare questo termine, con l'attuale Don Alessandro Damiano, che anche lui, dobbiamo dire, sta gestendo veramente bene la chiesa agrigentina. Quali sono le principali differenze che lei ha riscontrato fra queste due figure conduttrici della curia di Agrigento? Dare un giudizio così quasi immediato, perché È è poco il difficile. tempo, allora non è facile, però dobbiamo dire che c'è una continuità, questo sì. E quello che il vescovo, l'arcivescovo Monsignor Montenegro Damiano, Montenegro. Montenegro aveva già iniziato a fare, anche con un aspetto culturale non indifferente, Le battaglie sui migranti, per esempio. anche l'attuale Sì. vescovo Monsignor Alessandro Damiano ha continuato e si rende conto che alcuni fenomeni all'interno della curia, che prima erano solo soggetti ai preti o ai monsignori o ai canonici, ora c'è. Ci sono i laici che dirigono gli uffici. Sicuramente sì. Padre Todino, abbiamo trattato tanti argomenti. La nostra è una trasmissione molto light, molto breve, però il suo contributo è stato sicuramente importante ed è molto probabile che la rivedremo nei nostri studi più avanti. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi, per aver accolto il nostro invito. Grazie davvero. Grazie a voi. A tutti i nostri telespettatori, rinnoviamo il nostro appuntamento con Domus a venerdì prossimo alle ore 21:30. Grazie per averci seguito, a risentirci. Grazie.